Ciao a tutti, io sono Yuri, questa è la mia palestra ed oggi voglio spiegarvi dove comprare i bumper più economici d'Italia. Ok, benvenuti o bentornati a tutti quanti. Come avete sentito, oggi nessun nuovo progettino, ma voglio parlarvi dei miei nuovissimi bumper che mi sono appena arrivati. Innanzitutto direi però, iscrivetevi subito al canale, attivando la campanella se questo tipo di contenuti vi possono interessare, quindi non volete perdervi anche i prossimi video che usciranno. Lasciate un mi piace e io così posso andare subito ad illustrarvi dove li ho presi, quanto ho speso, eccetera, eccetera. Ma partiamo innanzitutto dal principio. Vi ricordate tutti la ditta Giva? Cioè quell'azienda italiana che produce mattonelle gommate per palestre e non, e che mi ha fornito sia queste qui che vedete nello studio, ma anche quelle che ho utilizzato per allestire la home gym di Ranieri, link qua in alto se non l'avete visto, ma anche quelle che ho usato per la prima volta per allestire la home gym della mia ragazza Alessia. Bene, questi ragazzi si sono evoluti ulteriormente e hanno detto: ma perché non ampliare i nostri orizzonti e produrre anche dei bumper? E quindi non ho potuto fare a meno di farmene mandare un bel pacchettino. Perciò andiamo subito a vedere quella bella piletta che vedete là in fondo di nuovissimi bumper Giva. Ok, come vedete questo è un pacco pesi standard che va quindi dai 5 kg ai 20 kg e come potete aver anche già notato sono i bumper quelli più spessi. Non so quale sia il termine tecnico e la differenza tra i due, però se avete presente un minimo ci sono quelli un po' più compatti, densi e sottili e invece questi qua sono i high temp, boh, non so come si chiamino, più spessi, quindi più voluminosi. Infatti, come potete vedere, questo qui che è un 10 kg è molto più spesso, molto più spesso rispetto a un classico standard 10 kg. Che però non è per forza un difetto. Anzi, ora vediamo perché. 10, 10, 15, 15 e i 20. Oh. Come vedete, i 20 sono dei bei masselloni. Ora, come avete visto, sono dei classicissimi bumper grossi, neri, standard, neutri. Ma il punto forte, appunto, come vi ho anticipato, è proprio il prezzo. Perché? Provate a sparare una cifra, questi bumper qui vengono 2,90 € al chilo già ivati. Proprio così, ragazzi, quasi meno che dei dischi in ghisa. Ovviamente non sono degli Eleiko da competizione con cui poterci andare a fare 250 kg di clean and jerk alle Olimpiadi. Questo è chiaro a tutti quanti, ma non mi sembra neanche questo sia il mio caso o comunque in generale della maggior parte di voi o di chi sta guardando questi video. Il mio obiettivo è sempre stato quello di allestire una home gym, una palestra il più professionale possibile al costo minore possibile. E devo dire che dei bumper del genere sono davvero un'ottima scelta. Un'ottima scelta sicuramente per chi pratica del weightlifting. Quindi dei bumper sono assolutamente indispensabili, altrimenti cosa diavolo si fa? E dei bumper come questi sono più voluminosi, ma appunto si tratta di weightlifting e quindi di carichi non così estremi e perciò anche con dei disconi così grossi, comunque i manici del bilanciere bastano e avanzano. Adesso proviamo anche a caricarli nel frattempo. Eccoli qua, così sono tutti caricati sul bilanciere e come vedete ovviamente sono molto ingombranti, molto voluminosi, però così siamo già, abbiamo detto 90 più 20 a un 110 kg che per dei lavori di weightlifting è già un ottimo peso, direi. Non so perché a che livelli siete voi che state guardando questo video, in generale, in media, un 110 kg di bilanciere comunque c'è ancora spazio, quindi fai che si può arrivare fino ad un 150 kg, sono davvero un ottimo peso per lavorare sul weightlifting. Ovviamente gli amici powerlifter staranno dicendo: con queste pese qua io neanche mi scaldo. La soluzione migliore invece per chi pratica del powerlifting o comunque della palestra standard, quindi degli stacchi, in poche parole, da terra e vuole però avere l'altezza olimpionica, quindi con dei dischi da 45 cm di diametro, secondo me è davvero un'ottima soluzione acquistare solamente una coppia di bumper abbastanza grossi, quindi che ne so, una coppia da 15, una coppia da 20 e
e dopo, su, una volta caricati quelli, andare a buttarci sopra tutta quanta la ghisa che si ha in più, e così si possono aggiungere sicuramente pesi molto alti, si ha l'altezza standard da terra, si preserva il pavimento, perché un conto è avere su dei bumper e un conto è avere su dei dischi in ghisa col quale si va a scaricare a terra, e si risparmia anche. Ora facciamoci due stacchi così. Invece adesso proviamo appunto a fare questa cosa. Tiro giù tutti quanti, lascio su solo una coppia da 20 e il resto lo carico in ghisa. Ok, ecco qua, come vedete, andando a piazzarci bumper più un bel ammasso di ghisa, come vedete anche di varie tipologie, questi sono i dischi che mi ero fatto. Se non avete visto il video, link qua in alto, si può andare a caricare tutto quello che si vuole. Qui infatti siamo già a 100 più 100, 220 kg totali, e c'è ancora spazio. Ovviamente questi non andrò a staccarli perché non sono minimamente in grado, c'è ancora da lavorare, però è per farvi capire la grande versatilità che una scelta del genere può avere. Ah, ultima cosa che possiamo vedere è fare un test veloce sulla precisione del peso, perché molti si stanno chiedendo, ma sono affidabili? Scopriamolo insieme, anche se ve lo dico, non ho una bilancia che sia molto indicata a questa cosa. Uso la mia bilancina lì da pesa persone, dovrei attrezzarmi con una un po' più precisa. Vediamo se riusciamo comunque. Allora, proviamo subito con un 20 kg. Non riesco a tenerlo fermo. Beh, ok, ci siamo capiti. 20,3 kg, direi che va più che bene. Come dico io, sempre meglio un po' di più che un po' di meno. Proviamo con i 15. Anzi, facciamo così. Salgo io. Ho messo massa. 82,1. Ed ora salgo con il disco. ...97,2, 15 kg e 100 grammi, quel che l'è. Vediamo anche i 10. Io sono 82,1 più 10 kg, 92,2, sempre un 100 grammi di eccesso. Per finire i 5 kg. ...87,2 e quindi 5 kg spaccati. Vi ripeto, non è una misurazione molto precisa questa bilancia, però giusto per capire che il peso c'è. Molto bene amici, direi che come valutazione e test iniziale sono più che soddisfatto. Ovviamente bisognerà vedere a lungo andare come si comportano all'usura, ma per questo ci aggiorneremo in seguito. Intanto io vi lascio qua sotto tutti quanti i link per andare a vedere lo store Giva, quindi givafitness.it, ma anche la loro pagina Facebook, la loro pagina Instagram, così da poterli guardare per bene, chiedere magari anche un preventivo se siete interessati. Qualsiasi cosa voi scrivete sia a me che direttamente a loro, e se state cercando dei bei bumper economici col quale potervi allenare al meglio, direi che questi fanno davvero al caso vostro. Quindi link qua sotto in descrizione, mi raccomando, andateveli a comprare. Io per il momento direi che non ho nient'altro da aggiungere, se non ringraziare i ragazzi di Giva, con la quale sto continuando a collaborare in maniera molto serena, e come vedete i risultati sono davvero ottimi. Vi ringrazio a tutti per la visione, per il supporto, per tutto quanto. Mi raccomando, iscrivetevi qua sotto al canale, così che da poter continuare a crescere insieme. Noi ci vediamo alla prossima, in un prossimo video, e chiudiamo così.